Alleluia. Oggi siamo pieni di gioia. E sarete salvati. Qua abbiamo una cara sorella che si è predisposta a poter parlare, ha sentito nel cuore dalla parte dello Spirito ad annunciare il Vangelo, la salvezza. Alleluia. Benedici, Signore, i tuoi servi. Questo invito che noi stiamo facendo stasera, in quest'ora, siamo qua per l'amore vostro. Voi avete un'anima da salvare. Gesù Cristo ha detto che io sono la via, la verità e la vita. Alleluia. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gloria. Cari nella grazia, vi invitiamo di accettare questo invito che viene dalla parte di Dio. Tu hai una Bibbia nella tua casa, ma non prendi neanche un attimo di leggere e di scoprire la verità. Lì c'è la verità del Signore per la salvezza della tua anima. Tu hai tutto, ti affanni per tutto, lavori. E questa è la realtà in questo paese. N'hai mai pensato? Alleluia, che sono. Un'infinità di anime, alleluia. Io giudicherò i morti e i vivi. Un giorno. Benedici, Signore, la tua parola, la tua serva. Davanti al giudizio di Dio. Tu, cara anima, sarai davanti al giudizio di Cristo. Amen. Cristo ti dirà: quando ti si è presentato la mia parola, il sacrificio che io ho fatto per te, 2000 anni fa io sono morto. Gloria al tuo nome. Tu hai avuto una Bibbia e mai non hai scoperto la verità, perché ti sei affanato molto per le cose di questo mondo, che li lascerai qua sulla terra. Non porterai mai niente al di fuori quando tu morirai. Ma il Signore ti cercherà ancora. Sì. Dove passerai l'eternità? Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Il Signore è fedele, Lui ti vuole salvare. 2000 anni fa Lui ha dato la sua vita per te, ha dato la sua vita per me. La differenza è che io accolgo questo sacrificio, io accolgo Gesù Cristo nella mia vita, il Signore è venuto nella mia vita e mi ha salvato. Ma tu che la rifiuti, dove andrai? Il Signore ha preparato due vie, una via che porterà al cielo per sempre con Lui, che è il paradiso, e l'altra via che porterà all'inferno. Perché il Signore ha preparato questo luogo? Lo ha preparato per tutti i demoni, per tutti gli angeli cattivi che sono ribellati dal regno dei cieli, ma con loro andranno tutti, anche chi ha peccato, tutti i peccatori che non hanno lavato le loro vesti davanti al Signore, con il sangue dell'agnello. Amen, alleluia. Il Signore è venuto per redimere l'uomo con il Padre. Lui ha dato la sua vita per te. Tu hai un'anima da salvare. Dove passerai l'eternità? Dopo la morte. Il Signore oggi ti sta invitando di accogliere questo invito. Alleluia. Di fare proprio il Signore un salvatore personale. Non andare davanti ai idoli. Gli idoli non ti possono salvare. Una statua di Gesù non ti può salvare. I santi non ti possono salvare. L'unico che ti può salvare è il Signore Gesù Cristo. Accetta il Signore nel tuo cuore e sarai salvato. Benedici, Signore, la tua opera. Alleluia. La realtà, oh benedetto sia il tuo nome, abbi pietà, Padre. Questa è la realtà in questa festa. Tutto il mondo è attratto dal materialismo, è attratto dal piacere, dal divertimento. Ma oggi, Signore, ci ha dato la grazia di annunciare l'Evangelo della salvezza in mezzo a queste anime. Benedici la tua serva, Signore, alleluia. Salvato anche
benedica. Accogliete questo invito. Dove andrà la tua anima? Tu hai un'anima da salvare. Senza Alleluia. Dio dice che tutti gli uomini andranno all'inferno senza Cristo, ma con Cristo tu salverai la parola di Dio. Signore, ti parlando un regno nel cielo. Per questo accogli nella tua, nel tuo cuore. Alleluia. Dio vi ama, Dio vi vuole salvare. Accetta nel tuo cuore, leggi la parola di Dio. Leggete la parola di Dio, la parola di Dio è preziosa. Il Signore vi vuole salvare. Alleluia. Ecco, carissimi, nella grazia ho sentito nel cuore di fare anche questo video in diretta qua da Sant'Arcangelo di Romagna, dove si festeggia questa festa mondana, carnale, dove si festeggia l'orgoglio dei uomini che tradiscono, e che il Signore abbi misericordia per tutte queste anime. Sono pieno di gioia che il Signore oggi ha sorto altri fratelli, fratello, alleluia, Joseph, che con la sua chitarra ha cantato il Signore, alleluia, sorella Rovena. E noi stiamo pregando al Signore della messe, che manda altri operai nella sua messe. A Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria per l'eterno. Alleluia. Benedetto sia il tuo nome, Signore. In questo mondo vi affaticate molto, ma non prenderete niente con voi. Quando un giorno morirete, lascerete tutto qua in eredità agli altri.